tutta la nostra bellezza mattutina. Buongiorno! Buongiorno! Metto anche un babam al vetro. Buongiorno. Buongiorno. Dall'oltretomba, sono andando in aeroporto. Mi aspetta. Per ora stiamo andando in stazione. In stazione, mi aspetta una. Oggi sarà una giornata che arriverò alla Spalmas tipo. Alle 6? No, alle 6 no. Però. Arriverò alle 4. Arriverò alle 4 e sarà il viaggio della speranza. Ma non mi lasci in metro? Ma va bene anche a metro, Tanto sono leggera, dopo vi faccio vedere, ragazze. Vi faccio vedere. Ma neanche a pensare a una roba del genere. Una roba allucinante. Sono arrivata leggera. Cioè, sono arrivata leggera e torno via pesante in tutti i sensi. Esatto. Non pesarti. Non mi peserò quando arriverò. E tra l'altro, ragazze, mi sono svegliata, ho utilizzato la cremina di Heisenberg di Angolo. Oh cavolo, l'ho detto. Che cosa? Angolo? Heisenberg. Heisenberg. No, che ti ho fregato la crema. Ah, scusa, io pensavo al brand. Ti ho fregato almeno un 20 euro di crema. Quella costa, quella ti fa pagare. Però ragazzi, cavolo, avevo delle occhiaie allucinanti, cioè il doppio solco. E il marito? Cavolo, il doppio solco si sta sparendo, ma mi sono svegliata e il doppio solco non ce l'avevo mai, Niente ragazzi, adesso ci svegliamo un attimo e ci dirigiamo verso la stazione. Sì, infatti, se arriviamo presto alla stazione. Un caffè. Bravo. Ho bisogno di un caffè. Doppio. In vena però. Sì, in endovena, cioè tipo un'iniezione diretta. Al cervello, le sinapsi che sennò ti sconnesse. Bravo. Non riesci a articolare. No, non ce la faccio, sono proprio in down. Che belle facce. Adesso torno in un posto dove non c'è così freddo. No, e penso che domani convincerò Ale e Ricky per andare al mare. Devo sfoggiare il costume. Madonna, che mi ha regalato Angolo. Buongiorno. Buongiorno. Adesso andiamo subito a prenderci un caffè. E comunque c'è già traffico a quest'ora. Mamma mia. Milanese l'adora. Milanese qua è già attivo da 4 ore. Qua sì, siamo sì. In produzione. Non siamo certo. Come alla Spalmas che c'è la siesta. Produce. Lì si attivano alle 11, qui alle 8 hanno già fatto e finito, alcuni hanno già finito di lavorare. Alle 8 è tutto fatto. Già tutto finito. Esatto. Vabbè, bene. Penso di, forse non ce l'avrei fatta senza, stavo facendo le corse perché sto prendendo adesso il treno, adesso che sto scappando praticamente anche alla il primo binario, quindi sarà veramente all'ultimo. Pesa più di lei quel borsone, ragazzi. Stiamo partendo. Il bagaglione l'ho lasciato. Adesso sono leggera. Guardate cos'ho. Cioè, ho i buondì. Qua non vi dico che cosa c'ha, ma ve lo dico dopo perché mi vergogno. Adesso mi vergogno. Adesso devo fare il controllo. Amore, ciao. Ciao. Signorino, non saluti la mamma? Sì che saluto. Ciao mamma. Sei serio, Riccardo? Ma veramente? Riccardo, non dai un bacio alla tua mamma che non vedi da una settimana? Ah, basta? Ha così? Visto la macchinina, quella non l'aveva mai vista, quindi. Sì, ma non è tua questa macchinina? Sì, ma questa macchinina è mia, questa è brutta. Ah, questa è brutta, ma perché è vecchia? No, io ho quella dei Minions. Ma te la meriti, bella. Riccardo, perché un uccellino mi ha detto che hai fatto il selvaggio alla scuola. Sì. Ma un dove? Un uccellino gigante, tra l'altro. Come ti permetti? È stato Tarzan, da quanto ci hanno detto. Parlano, mamma. E gli uccellini non parlano, ma io conosco un uccellino che parla. Hanno detto che è l'unico bambino che gli dicevano stai seduto e correva. Ne faceva di ogni. Però vabbè, state gentili. Riccardo, ma la mamma ti ha detto che quella macchinina non è tua?
Ma è un anarchico. Lo troveremo là di anarchia in camera. Amore, ci vuole il cacciavite per togliere. No, così la rompi, amore. Riccardo, hai finito di fare il selvaggio? Raccogli subito per terra, non si buttano le cose per terra. Vai a buttare nel cestino. Sì, ma dov'è il cestino? Cercalo, guarda, apri gli occhi. Niente, ragazzi. Un selvaggio? Ma amore, ma in una settimana me l'hai rovinato. Fa tutto sudato. Qui a casa abbiamo un cacciavite. Torna a casa, ragazzi. Torna a casa, che oggi no perché siamo venuti qua a prendere lei, ma cioè torna a casa, entra nella doccia direttamente. Possiamo andare. Amore, la porti tu la valigia della mamma? Cioè, ragazze, questa quando sono partita non c'era. Da dove è sbucata fuori tutta questa roba? Il bello è che quando le ho detto ma servirà un bagaglio per il ritorno? No, non mi serve. Un bagaglio a mano. No, e poi ragazze, qua dentro c'è una roba, ma non ve la svelo ancora. Non ve la svelo ancora perché mi vergogno, non ce la faccio ancora. Io lo so. Io non ve lo dico. Ve lo dirò dopo, stasera ve lo dico. Ricky, ti è mancata la mamma? Sì, molto, ma la... E non mi dai un abbraccio? Che la cacca e i cani non lo possono fare qua fuori. E ma perché? Cosa c'entra questo con l'abbraccio con la mamma? Perché prima abbiamo visto i cartelli là, lui chiede sempre cos'è, c'era quello dei cani che non devono lasciare sporco per terra. Lo dai un bacione alla mamma gigante? La cacca e i cani la vanno sopra il tuo telefono. Grazie amore. Amore, mi dai un bacio? Sì, ma non la... Ridammi la mia macchina. Tra l'altro questa macchina te la manda la nonna. No, questa è bella. No, dammi l'altra che è bella. No, questa... Ma tu sei un commerciante di tappeti. No, ti do questa, no? Sei proprio un marocchino. Cioè, sei proprio... Esce fuori tutta la tua parte. Questa è per me. Amore, dammi. Riccardo, dammi quella lì che mi piace di più. No. Ma questa non mi piace, è vecchia, è verde. Ma io... Guardate poi che bello smalto io. Una per te a casa. Sì? Sì. È vero. Sì, ma sì, te me la... Ma io voglio quella, ci voglio giocare adesso. Ma no, questa non è tua, quella lì è un... Dai, allora dammi un bacio e siamo a posto. Sì, ma Riccardo è un bacio vero, non questa roba da poveri. E allora dammelo. Dai ancora. Dammi un bel abbraccio gigante, dammi un abbraccio gigante. Bello, sporco. Sì, ho preso. Sì, ma adesso questa macchina. Si vedono le riprese fatte da Ale. Cioè, adesso. Mi mancava questo giro di braccio che fa vedere. Macchina? A casa la apriamo, adesso arriviamo a casa. E prendiamo il cacciavite. E prendiamo il cacciavite. Così io ti regalo un'altra macchina. Grazie. Tornigliador. Come si chiama? Tornigliador? Sì. Comunque ragazzi ho fatto... Mamma, la tua macchina ti regalo la tua cena. Va bene, va bene. Ragazze, sono tornato, finalmente sono tornato a vloggare anch'io, ero stato escluso da questo viaggio e adesso sto andando a fare un po' di spesa perché allora, alcuni di voi mi hanno chiesto come fosse la gestione del bambino da solo, senza Vic. Allora, devo dire che devo essere molto onesto, siamo abbastanza speculari, nel senso sia io che lei sappiamo fare tutte le cose, poi è ovvio che ci siano delle cose mediamente che lei è più brava a fare, quindi... Ad esempio, o più bravo che le riescono meglio, tipo la spesa. Cioè io non è che sono proprio un asso della spesa, infatti oggi lei è tornata, io avevo calcolato tutto per arrivare proprio giusto al suo ritorno col frigo vuoto. E quindi sto andando a prendere qualcosa perché non c'è niente. Ma per il resto devo dire che me la sono cavata abbastanza bene, ma già quando era piccolo era capitato di tenerlo senza problemi, anche per più di una giornata. E tutto, quindi no, questa cosa, cioè, secondo me è normalissima, cioè che sia il papà che la madre siano in grado di, poi è chiaro, su alcune cose è più brava lei, non c'è niente da dire, tipo, cioè io quando gli faccio la doccia che gli lavo i capelli lo faccio strillare quanto, cioè, quanto un corvo, perché magari non ho la delicatezza, i ricci non riesco a farglieli bene, però non è che ci sono delle cose che dici no, non ce la faccio, oddio come posso fare. L'unica cosa che mi preoccupava un po', e quello sì, era il fatto che comunque iniziando l'asilo il rischio che iniziasse comunque un po' a stare poco bene, perché avevamo visto col nido appena va all'asilo, boom. Qua devo dire che pur avendo iniziato ho avuto solo un po' di tosse sabato notte, e quella ci sta, però niente di grosso. Fa tanto secondo me il fatto che comunque al nido
qua nel... erano al chiuso, quindi sì, c'era il giardinetto e tutto, però non è che a Monza si potesse stare nel giardinetto più di tanto. Qua a Las Palmas, da quanto ho visto, stanno fuori quasi tutto il giorno, fanno anche delle attività dentro. Si vede che non sono più abituato a vloggare, ragazzi, una settimana e mi sono dimenticato tutto e ho stoppato tutto. No, dicevo, fanno anche delle attività dentro, però c'è comunque il grosso del tempo fuori. E sicuramente, a parte il fatto che il sistema immunitario di un bambino di 6 mesi non è lo stesso di un bambino di 3 anni, quello sicuramente, però comunque la qualità dell'aria è diversa, stai fuori e tutto, e quindi ho avuto solo un po' di tosse sabato notte, ma devo dire che per ora va bene. Poi qualche febbre, qualcosa da mettere in conto. Diciamo che se fosse stato male per la prima volta qua, quando ero da solo, più che altro il fatto che comunque sei da solo, non hai nessuno quasi, fai un po' fatica, magari se devi andare in farmacia, detto che c'è il concierge nel palazzo che se chiedi per queste cose, figurati, vanno tranquillamente, ti fanno tutti i favori del mondo. Però comunque non è come essere a casa tua, che se anche non c'è tua moglie o se non ci sei tu per lei, c'hai la mamma, la zia, la nonna, che se anche generalmente non ti dà una mano, l'amico, insomma, in qualche modo fai. Quindi quello un pochino mi preoccupava, per il resto tranquillissimo. Il fatto che lui ha iniziato ad andare all'asilo è anche molto più tranquillo. Cioè, quando la sera tornava a casa dopo l'asilo, cioè, si mette tranquillo sul divano ed è morto. Cioè, è morto perché corre quanto un pazzo. Anche, infatti lì il trucco è, se non l'ho fatto, cioè quei giorni in cui non l'ho fatto riposare, dopo si è addormentato subito come un sasso. Detto questo, meglio che sia tornata anche la mamma, perché poi chiedeva dove la mamma, poi... quando c'era la diretta che gli ho detto torniamo a casa che c'è la mamma in TV, ma lui ha capito solo c'è la mamma. Quando siamo saliti a casa e non l'ha vista, ci è rimasto, fa, ma la mamma? Dov'è la mamma? Cercava di andare in giro per la casa a cercare la mamma, quindi insomma, un po' così, meglio che sia tornata. Andiamo a fare un po' di spesa e ravviviamo un po' il frigorifero. Amore, passami un passamontagna, una calza da mettere sopra la testa. Ma invece sei molto bello. Per essere una che ha affrontato un viaggio del genere, Madonna, ti do un voto della giuria 9,5. Addirittura? Sì. Cioè, mi aspettavi più sfacciata. Poi con questo verdino completa tutto come sfondo, si cioè aiuta. La tua pelle. Adesso dopo il viaggio. Color oliva. No, in realtà stai bene. Cioè, per bellissimo. Essere una che ha viaggiato così tanto. Stupenda. Stupenda. Mamma mia, mamma mia. Poi cambi di qua, cambi di là, cambi di là. Poi che ridere, ha iniziato quando doveva arrivare, ha iniziato a mandare le foto prese da internet di altre stazioni. Sì, di sì, facevo... ci sei, guarda che tra poco sto arrivando e mi mandava la foto di tipo della stazione di che c'è alla Scanteras, che è tipo a quant'è? 3 chilometri, no, mi veniva male. Comunque adesso mangiamo, ragazze, e vi faccio vedere. Cioè Ricky che è già a tavola. È seduto e adesso vi faccio vedere che sono veramente la dimostrazione di una vera terrona fuori sede. Io. Adesso ve lo mostro. Si è gasato. Ragazze, queste lasagne arrivano direttamente da Carate Brianza, le ho portate dall'Italia, sono o non sono una vera terrona? Mi ricordo quando tipo andavo all'università e tipo le mie compagne scendevano a casa tipo per le feste, tornavano con taralli, mozzarelle, sughi, cose buonissime. E io, ragazzi, allora mia mamma, perché le avevo detto, se ricordate a luglio quando c'è stata mia mamma, guardate che buone, le ho appena sfornate adesso perché mia mamma me le ha date metà cotte, ecco, non crude ma un pochino cotte. E cos'è che stavo dicendo? E sapete che Ricky va pazzo per la lasagna. Quando gliel'ho detto, ragazze, non mi voleva far partire se non con queste teglie. E grazie a Dio me le ha fatte piccoline, cioè vedete che sono quelle più piccoline? Perché lei mi voleva fare 2 teglie giganti che io non sapevo neanche dove mettere, cioè mi dovevo mettere a mangiarle. E non vi posso neanche dire la vergogna di quando tipo è passato il bagaglio a mano dai controlli e tipo il ragazzo ha visto che c'era qualcosa, alla fine gli ho detto guarda che se vedi qualcosa di strano sono solo 2 lasagne. Che vergogna. Però ragazze, questo è il mio ultimino
sgarro, ultimo, cioè la mia settimana dell'ingrasso allungata al lunedì. E adesso scusate, ma andiamo di là così per la gioia di Ricky che impazzisce per queste. Le ho fatte qua, ce n'è un po' di più perché mi piacciono un pochino più sbrucacciocchiate. Buoni, troppo buone. Uno dei piatti che sa fare meglio mia mamma. Cioè io lo adoro. E anche le tagliatelle al ragù sono ottime. Adesso chiamo mia mamma perché la devo un po'... la devo ringraziare, che le piace, quando gli dici che le lasagne sono buone. Allora ragazzi, siamo qui nel salottino di Trucchino, sapete bene oramai che io amo chiudere qui e sono solo, tra l'altro è successa una roba che mi ha fatto abbastanza ridere. Allora, prima vi dico che la lasagna, ragazzi, era una roba, non ve lo dico ragazzi, era buonissima. Ricky ne ha mangiati tre piatti, una roba pazzesca. Poi a un certo punto Ricky ha fatto con la forchetta, ha fatto un po' lo stupidino, ha fatto cadere un pezzo di lasagna. Facciamo per alzarci per pulire io e mia moglie, i gatti si sono fiondati, si sono mangiati la lasagna che è caduta, pure i gatti, giuro, una roba spettacolare, quindi Fatima, grandissima, buonissima veramente, anzi dovrebbe farcela più spesso e mandarcela con il corriere. Comunque a parte questo, dopo un po', eravamo qua, mettiamo Ricky a letto, Vicky va un secondo in camera, passano 5 minuti, passano 10 minuti, non la vedo più tornare. Si è addormentata sul letto praticamente con Romeo, quasi abbracciati, con Romeo che le ha messo il sedere in faccia. C'era una scena veramente tra il tenero e l'horror. Comunque Romeo è troppo bravo, ragazzi. Romeo è il più bravo di tutti. Cioè, quando il giorno in cui è partita era nervosissimo. Ha percepito che partiva, che andava via e stava male, non ce la faceva. Adesso che è tornata, è impazzito, contentissimo, feste, continuava ad andarle vicino e tutto quanto. Golf. Non è che sia egoista, cioè sia un po' egoista golf, ma non è che è golf, quando c'ha voglia lui ti fa tutte le coccole del mondo, stai anche ore. Se lui non ha voglia non gli devi rompere le scatole. E soprattutto non è che quando torni, sì sei tornato, bene, vediamo se dopo voglia. Invece Romeo, appena è entrata in casa, era lì, subito lì che faceva le fusa, che faceva, quindi è stato bello. E la cosa bella è che Ricky inizia a giocarci allora. È già da un po', sempre di più. Prima ha tentato di prendere in braccio Romeo. È bello anche il fatto che Ricky si renda conto che sono esseri viventi e che se lui ha degli atteggiamenti eccessivi, diciamo, rischia di fargli male. Non so quanto ancora riesca a moderare la forza. Io devo dire che i gatti, ma questo l'avevo già, cioè il cambio braccio continuo, percepiscono che c'è un bambino, l'hanno percepito fin dal momento in cui Ricky è arrivato a casa e si comportano diversamente. Prima Ricky ha tentato di tirare sul gatto, Romeo, se ci avessi tentato io così, Romeo si sarebbe lamentato, invece è stato zitto. Poi noi di contro subito gli abbiamo detto Ricky, così il gatto no. Però iniziano a interagire proprio sempre di più, cioè dai primi tempi quando era piccolino che non se li filava poco. Cioè poi per lui effettivamente essendoci nato fanno parte della casa, cioè non c'è un mondo familiare senza gatti, non è pensabile. Quindi boh, veramente sono dei fratellini per lui. E li segue, dice sono i miei cucciolotti, da tutte le carezze. Cioè, bello, ma devo dire, quello mi piace molto, sarebbe bello anche avere un cagnolino. So che lo diciamo tutte le volte, però va bene. E quindi adesso sono rimasto solo, adesso sono abbastanza stanco anch'io. Comunque l'altra notte Ricky aveva la tosse, quindi finché non ho sentito che stava meglio sono stato sveglio, quindi ho dormito un tubo pure io, però sta bene, si diverte all'asilo, è un po' da tenere diciamo a bada, cioè spiegargli bene, un po' secondo me perché non capisce tanto quello che gli dicono le maestre, perché per quanto sia spagnolo non capisce tutto, però questa cosa che appena esce lui vorrebbe tornare di già all'asilo, cioè lui vorrebbe essere già ancora all'asilo, fa torniamo all'asilo, ma domani andiamo all'asilo, e quindi questo è bello, quindi vuol dire che si diverte proprio, proprio tanto. Niente ragazzi, quindi io me ne vado a letto, sono in coma da lasagna, devo dire, sono in coma, in coma alimentare, perché ce ne siamo mangiati una quantità che era per 6 persone, ce ne siamo mangiati in 3, no perché Ricky ha mangiato veramente quanto una persona adulta, se non di più, infatti a un certo punto basta, Ricky, il terzo piatto di lasagna e anche basta, cioè c'hai 3 anni e mezzo. Va bene ragazzi, me ne vado anch'io tra poco a dormire e vi dico il mio good night and good luck solitario e notturno qui dal salottino di Trucchino.